Sì, dà fastidio perché abbiamo preso il gol nel momento migliore nostro. Abbiamo perso questa palla a metà campo e ci sono ripartiti e ci hanno fatto gol. Dispiace tanto perché non meritavamo di perdere. Tre scontri diretti, tre sconfitte, più 11 della Reggiana, il Pescara chiude l'inseguimento al primo posto. Ma non è sempre parlare del primo posto, dove la realtà è una, siamo a meno 11 dalla prima. E adesso mancano un tot di partite per arrivare al giro di boa e quindi dobbiamo fare più punti possibili, però la realtà dice che siamo molto lontani. Giro di boa è anche mercato per sistemare una squadra che ha delle lacune, perché se siete lontani qualche lacuna c'è. Quali? Sicuramente, se siamo a meno 11 sicuramente non siamo perfetti. La realtà è questa, ci rimbocchiamo le maniche. E dobbiamo lavorare tanto e cercare di fare più punti possibili da qui al fine del girone di andata. Allora, da Siena, ovvero da quando il Pescara si è messa con il centrocampo a 3, ha subito 2 gol in 3 partite, Teramo escluso perché lì si era tornati al centrocampo a 2 e ha concesso pochissimo agli avversari. Questa era la base per riorganizzare, diciamo, la fase di non possesso che aveva creato tanti fastidi, però nella fase di possesso il Pescara sta venendo meno. No, non guardiamo 3-4, stiamo cercando di cambiare, anche oggi abbiamo cambiato, primo tempo abbiamo aspettato, siamo ripartiti in contropiede, il secondo tempo abbiamo giocato più noi la palla, però abbiamo perso, tanto conta fare punti, non conta tanto parlare sempre di moduli, di altre cose. Chiaramente nessuna posizione a rischio, nonostante la distanza di No, 11 punti. nessun rischio, bisogna cercare di fare più punti possibili, come ho detto prima, da qui alla fine, adesso è un momento così. Anche oggi per questa disattenzione, per questa palla persa, questo autogol, mettetela come vi pare, Palla persa di Pompetti, ripartenza a 2 gol di Nzita. sì, abbiamo perso, è un momento così, non c'è niente da dire. Massimo, l'auricolare Luca Matteassi, ascolta sia te che Fabio Ferraresi. Sì, Fabio Ferraresi, Fabio. No, beh, io al direttore chiaramente non mi sento di dire nulla di negativo perché la partita secondo me è stata fatta, lo dico con la massima sincerità, è stata fatta bene, il mister l'ha preparata nel modo giusto contro una squadra forte. Ho sentito la sua intervista a Rai Sport a fine primo tempo e comunque ha ragione, una squadra totalmente nuova con tantissimi giocatori che sono arrivati quest'anno. Dispiace, io non ho nessuna domanda, dispiace perché secondo me oggi il Pescara non ha demeritato, al di là che poi ha creato non tantissimo, però andare via da Cesena senza nemmeno un punto oggi fa male e spero che non porti degli strascichi a livello psicologico perché poi come hai detto bene tu Massimo abbiamo perso contro le 3 squadre che ci stanno davanti e potrebbe essere un segnale. Per perdere un po' di autostima da parte del gruppo, quindi dico a lui di tenere botta e di continuare a credere nel lavoro che stanno facendo. Matteo. Hai detto tutto in maniera perfetta. Abbiamo giocato con Cesena, veramente organizzato, un Cesena che ha un progetto da 2 o 3 anni ormai. Parte da dietro, fa veramente un ottimo calcio, però no, non dobbiamo demoralizzarci, c'è tanta incazzatura perché non meritavamo di perdere. E, ripeto, dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di arrivare alla fine del girone di andata con distacco minore possibile. Perché ci sono voluti, lo chiedo io, 2 mesi per ritrovare questa quadratura in fase di non possesso? Perché era troppo evidente nei primi 2 mesi, si parlava di episodi, di cose sfortunate, però era Oggi è evidente. stato un Oggi sono episodio. d'accordo, però io parlo dei primi 2 mesi. Episodi anche prima sono stati. Adesso abbiamo deciso di far così, però il risultato non è venuto nemmeno oggi. Quindi tanto è inutile fare chiacchiere, bisogna fare punti in qualsiasi modo. Le chiedo un'ultima cosa, poi non so se Massimo ha una domanda. C'è stata qualche protesta sul finire del primo tempo per un contatto con i Ferrari in area di rigore. Matteassi era lì in panchina, ha visto qualcosa, ci può dire di più? No, dalla panchina, non, sinceramente, direi una cavolata, non si è visto benissimo.